sabato pomeriggio, prima delle partite più importanti. Ci ritroviamo sempre qua. Diamo un po' una mano tutti. Io come punto di riferimento ho sempre visto i Fedain, sinceramente. È grande parte della mia vita lo stadio, perché lo è sempre stato. Fa parte di me. È il bisogno di stare, di far parte di qualcosa di buono, che secondo me di buono c'è l'amicizia, solo l'amicizia. L'amore per la squadra e l'amore per il gruppo è tutto un altro amore rispetto alla ragazza. La ragazza si ama anche la mamma. Sono tutti e due amori differenti, come amore e l'amore per il gruppo. Noi sapete che la cosa più importante nostra non mi ha mai guardato al fatto di il capo, sta parola, non è mai esistita. Anche se Alessandro è uno che... è uno che si prende un po' più responsabilità degli altri. È uno che, per esempio, il sabato, la domenica, la dedica un po' più particolarmente a sta cosa. Ragazzi, è uno striscione autofinanziato. Sono arrivati da 90 anni. È uno striscione per il gruppo. Dateci una mano ad aprire un perfetto. Collaboriamo tutti insieme. Non ci vuole tanta gente. Accendino per cortesia. Ok, le bandiere già finite, vai per me. Guardate un scalinatella qua e l'altro si fa qui davanti, tre di noi. Mettici una striscetta a me. Sì. Thank you.
insomma sei diventato zio. Sì, per la seconda volta. Questa notte, sì. L'hai già visto? No, lo vedrò oggi. Sicuramente. Tu quando ti sposi, Gianni? Io mi sposo... Non lo so, Enzo. Eduardo sarebbe mio padre, il capo. E giustamente il nipotino Eduardo. Eduardo, oggi è nato Eduardo. È il secondo Eduardo come nipotino, Enzo. Perché? In sei mesi in effetti ho avuto due nipotini che si chiamano tutti e due Eduardo. Eduardo! Eduardo! Si è per il coco vero, come c'è? Per il coco vero, c'è lui. Si è pitato qua, si è pitato. Si è pitato qua, buoni cristi. E mi ha me mettere una pipa. Ho diviso tu, giù rimba. Mi ha mettere una pipa. Più grosso, sì. Più grosso. Ma sempre che si. Ma diviso giù rimba. Eduardo, non hanno quattro ore. Quando è vai, non mi saluto di lui, non mi saluto. No, no, io comunque domanda se mi conviene, ma vado sempre a breve. Buongiorno. Santo Eduardo. Ma no, fate comodo. Ma dai, sto comodissimo. Ah, vedete tu, sto comodissimo. Sono 7 e 10. Eduardo, quindi sia buono e giù qua. Oggi è suo nonno. È diventato nonno. È diventato il tuo nonno stanotte. Chi l'ha fatto nonno? Come è grande? La moglie è mia figlia. Ho capito. Allora stanotte mi ha brandato, allora stasera facciamo champagne. Ma io vado per 7 minuti. Bravo, sono i porcini erano speciali. No, no, erano proprio buoni. Devo dire, erano con mamma tagliate, si è riempita la cucina di profumo. No, è che le vanno soffrire. No, metti la letta. Ah, fino, a in bombe, fino a quando puoi aprirla. Esatto, ok? Te lo chiedo io. Bisogna viaggiare senza biglietto nei treni, dai. Esperienza di treni senza biglietto. E ti dite la fatta dei bagni e viaggi. Ciao Igor. Fino me la chiudi, no, Fino, me la so chiudimi la porta. Sì. Senza che io ti sono. Ah, Igor! Guarda! Sì. Eccola qua, tesoro. Tesoro, guarda qua. Che è successo? Se posso la presa? Se la posso la presa? Vedi adesso? Ah, sì, sì, se la posso. Allora, mi chiedo scusa, che come avevo detto. Se mi chiude giusto un attimo una volta pure. Allora, stai tutte e due le mani dietro, sì? Tutte e due dietro. Metti tutte e due le mani dietro.
Metti tutte e due le mani così. No? No, vabbè. Guarda, guarda, guarda me. Io invece non so ancora cosa fare. Dove? Lanciarmi. Ho fatto tante cose. Che hai fatto? Vecchi mestieri. Molto. Commesso, aiuto fotografo, aiuto operatore. Idraulico. Cameriere, aiuto cuoco. Quanti anni c'hai? 20. 20. E la Francia? La Francia è brutta. Brutta perché? Perché lasci qua, lasci tutto. Quindi sei ancora tra il lasciare e non lasciare. Abbandonare tutto quello che hai cercato di... Infatti da solo qua, hai capito? Però tu hai deciso? Non ancora, cioè ho deciso di andare, però non di rimanere là. Madre, andiamo qui sopra la ricassa, lo so, però... Ma tu sai che... No, no, dico, me ne rendo conto. No, no, nel senso che non è che... Però vedo... Non ti faccio chiamare o mette... Dove la batteria? Allora, sarò per maricchia roba, perché ci sono due uscite, quindi da sono andando, se non la vedo qualcuno. Non la vedo io. Ha fatto parecchie loro, là dentro. Non ti preoccupare. Quelli si intalliano, capito? Questi qua con le macchine. Non è che è un traffico bloccato. È un traffico di proprio intallatori. Dove stiamo andando? Ma andiamo a pigliare l'autostrada, se ce la fanno prendere. Prego, prego. E andiamo ad Angri, dove lavoro io in una segheria. E come ci sei capitato? Tramite... veramente un amico di mio fratello, cercava un ragioniere, dato che io sono ragioniere pure sulla carta. Diplomato, così, e... E ci sto lavorando da 6-7 mesi. E come ti trovo? Mi trovo. Mi devo trovare per forza. Purtroppo è un'esigenza che non... Se non stare in macchina a guidare. Io ho vissuto all'incirca 6 mesi pure in America. Ah, veramente? Mm. E come ti sei trovato là? Questo sogno americano? No, è svanito perché comunque non... Dovevo stare all'incirca 30-40 anni indietro per realizzare quel sogno americano. Non è più come una volta. Cioè, arrivi lì, lavori in un ristorante e poi diventi padrone di un ristorante oppure diventi subito qualcuno. Hai vissuto anche a nord? Sì, stavo in un paesino vicino Reggio Emilia, comunque non era... non mi dava tanto, preferivo stare qui. Quindi sei sempre partito per poi tornare? Sempre, sempre. Vabbè, comunque è sempre un punto di partenza Napoli. Per me Napoli è una scuola di vita. Sto coglione, va? Va. Vai tu. L'urlo che da giù mi chiama, no? È un urlo fastidiosissimo. Cioè, non hai idea, Enzo, com'è fastidioso. Perché? Mamma mia, non lo so, quel fatto Flavio! Mi capi? E io scendo e lui mi, per esempio, mi dice fai questa bolla di tanto, di tante cose, no? Di tanti cassettini. Ma quell'urlo che parte da giù mi introna sempre. Ma sono agente di commercio delle aziende per Napoli e provincia, per supermercati, ingrossi detersivo e dettaglio. Buon dettaglio, anche qui a Napoli esiste ancora il dettaglio, la signora Carmela che vende il detersivo giù al palazzo, ringraziando, esistono ancora che ci fanno vivere. La grande distribuzione ha un po' difficoltà di inserirsi a Napoli perché non trova locazioni giuste, lo spazio, i parcheggi, e quindi esistono ancora questi piccoli negozietti così.
È difficile perdersi a Napoli, o quanto è facile? È più facile perdersi. Non c'è lavoro. Quel poco lavoro che c'è è mal pagato. Orari stranissimi. E poi in alternativa, dall'altro lato, c'è la disponibilità di poter guadagnare facilmente del denaro, facilmente delle cose. Si possono fare delle cose con molta tranquillità. E quindi un giovane, finita la scuola, o se ci sei andato a scuola, se ti hanno dato la possibilità, finita la scuola, si vede così, preso da non poter fare assolutamente niente, che non c'è il lavoro. Bisogna spostarsi. Amiamo questa città, non ci vogliamo spostare. Qualcuno non ha tanta voglia di fare. E quindi automaticamente si cade in certi errori. Anche in quello ci vuole la forza. Ci vuole tanta forza. Qui è una continua palestra, Enzo. Tu potevi cadere, Alessandro. Tante volte ci sono potuto cadere. Ecco, ringrazio i miei genitori, mi hanno dato un'educazione, mi hanno fatto capire la vita come va, come deve andare. E poi io ho questo senso già da ragazzo, questo senso portato per la vendita, stare tra la gente, mi piace stare. Solo una cosa, Alessandro, no, un minuto. Mi stavo depulificando l'auto. No. Tu sei se? No, non ce l'ho scritto. Ma che segno tu andi? Sì, ma papà era giusto con 6 mesi, mi fa tutto questo. Ok. Non ci abbastavano i due figli, pure la mamma. Allora, fai, Marco, dove stai? Ma te l'hai lasciata a te cosa? No, a me, come ero con se l'ha mai fatta. Allora, babbuccio, tu hai già tolto 86.000 lire. No, Andy, no, non ho tolto niente. Se erano 86.000 lire perché erano ancora in... Scusatemi un attimo se mi intrometto. Allora, per me non mi ruota 86.000 lire. Ho indagato niente per tramite. Perché tu mi pulivi pure... la condanna? Mo. No, puoi scrivere pure nella prossima bolletta, rimane 86.000 lire. Non mi permetterei mai, perché comunque c'è ancora un sospeso di 1.400.000. Avevi ancora la 1.400.000? No, quella là, l'ultima, non l'abbiamo messa. L'abbiamo messa, se mi ricordi. Sì. No, ma comincia lui a 86.000 lire e te li calcoli. Hai fatto colazione? Sì, tu? Un caffè me lo prenderei. Prendiamoci. Però ce lo abbiamo più in là, perché sulla tangenziale se ne fai 5. Ma lo sai che io dopo 10 anni non so come ti chiami veramente? Perché mi chiama sempre Giotto. Ah, poi il mio nome di battesimo è Luigi. Luigi Viola, però mi hanno sempre chiamato Giotto. Giotto, Cicciotto. Faccio il noleggiatore di videogiochi, faccio il tecnico esterno, ripare i videogiochi, faccio incassi. Io ho fatto tantissimi tipi di lavoro. Ho cominciato a 13 anni nei locali di discoteche, frequentato da americani, ho cominciato a levare i bicchieri da super tavolini, ho venduto libri, ho montato tende strutture a livello di fiere esterne, ma tanti tipi di lavoro, cioè non mi sono mai tirato indietro per il lavoro, ho sempre lavorato nella mia vita. Queste macchine qua sono quelle che vanno agli americani? No, gli americani loro all'interno della base americana hanno le slot machine, perché all'interno della base là è governo americano, vigono le leggi americane, quindi automaticamente il gioco d'azzardo in America è legale, là dentro loro possono avere il gioco d'azzardo. Noi quello che portiamo noi sono più che altro le basi americane, flipper, videogiochi, macchine particolari, piste, tutto ciò che concerne il divertimento. E tu ti diverti? Ma a volte si perde proprio la testa vicino a queste macchine, quindi più che il divertimento qua ci vuole passione, ci vuole pazienza. Fare un lavoro che fa lui, no? Ci vuole passione, ci vuole pazienza, perché sennò si sente tipo vanno a fare un tutto cose. Non sono innamorata, quello è. Però sei fidanzata? No. Non sei più fidanzata? Non sono più fidanzata. No. Sei singolo? Come si fa? Come si fa? Ho lavorato Albano, Alex Britti, Iannacci, Alice, ho lavorato tanto.
E qual è la differenza di fare così la notte, non c'è del tuo lavoro? Sempre lo stesso, le luci, però un tipo di luci particolari, gli effetti speciali. Il montaggio di questi pannelli, le luci. Sempre le luci. Io faccio luce a roba. Lucignolo. Se questo è il vomero, vicino al quartiere dove abito io, che Camaldo è attaccato praticamente. Una bella zona di Napoli, zona... Non sta niente più. Stanno 60 centimetri, Franca Cappolletta e Bosco, ma pure la retrocarica, caspita. Questo giovanotto paga 3.000. Allora per un mariolo. Che non ho capito bene. Auguri, donna tua. Grazie. Donna tua, tanti auguri. Grazie, grazie, grazie. Gli ha portato i sbrugarelli, munnati il due a pesatella. Dipende. E prepara la scommessa. Io sono un buon calcolatore. Io l'ho messa a casa, la scommessa e me lo devo giocare. Sì, fammi vedere. Io la mangiato, me lo voglio vedere. Voglio qua questo. Sì, voglio vedere. La mangiato, voglio giocare. Allora, come dicevo ieri, il mio discorso. Se noi pigliamo questi qua, guarda, non sono come questi qua. Quale pigliamo? Perché quelli là gialli, guarda, questi qua. E noi facciamo un'altra cosa. Ascolta, Cicci. I pigli questi qua, guarda. Aspetta! Noi i verdi sono più acqua. Tengo 300 mila lì in casa. Ti faccio pigliare quello che ho buttato. Si esce in mezzo chilo. Tu hai detto un chilo si fa mezzo chilo. E io voglio fare qualsiasi scommettere. Punta, punta. Punta, punta. Punta. Allora, io metto 300 mila di scommessa. Io dico. 2 kg 700 grammi. No, mezzo chilo, tu hai detto. Se hai mezzo chilo a 50 grammi. Niente, perdi tu. Perdi. Manca un grammo da scegliere. Tu hai detto a metà e metà. Ehi! Sai metà e metà, io voglio giocare 300 guardi in un bacio. Ma non è su metà, c'è la variazione per dire i 50 grammi. No, non ha detto niente, lui ha detto così, a metà e metà, pure voi alla dritta. Allora io mi gioco le 300 mila lì, facendo metà e metà. E caccia fuori. E di canne, caccia e tu e faccia, e piglia. Ma chi riscatta brutto il gioco, ragazzi, mette 300 mila lì. Metto le 300 mila lire qua. Guarda, io non gioco del mestiere tuo. E sono sicuro che vinca.
Mentre 300.000 euro. Cosa rosso, hanno chiesto sulle miglia. Quando sono chi di lì, sa la consigliina. Non sentire. Voglio sapere io. Noi abbiamo fatto la scommessa. E porta di là. Adesso è uno. E poi si qua di lì. Mettete 300.000 euro, tenete. Guardate. Grammi. 4 grammi. 2 grammi. Ignorante. Io voglio fare una scommessa, perché non posso uscire 4 in 2 cose. No, guarda, perché uno tu non mi fai, lasci. Fammi avere. Prugne. 5.000. Prugne. Non si vergogna, 5.000. Quindi prugne 5.000. Non si vergogna di questa sedia. Ma perché oggi è Santo Edoardo e tu hai una mastica che si paga di più? Signore, e scusa, quanto prugne? Signore, se non le vuole non ci stanno proprio. Quanto costano le prugne? 5.000. Un chilo? Bella! Un chilo di prugne 5.000? No, io mi piglio una purga e... Mette le prugne a posto, le prugne a posto. Mi limito a scendere, capito? Mi limito a fare le cose che competono me e basta. Queste cose sono mansioni che non riguardano me, no? Però le faccio lo stesso perché le figlie del padrone scassano poco quello che non dovrebbero e martellano sempre. Che stai facendo? Sto fotocopiando degli appunti che servono per la figlia del proprietario per un concorso, un esame, non so di sicuro, penso un concorso. Mi è venuto mal di testa, sono andato a prendermi un moment. Giuno, c'ha sempre i moment. Eh? Per il rumore? A me il rumore mi porta il mal di testa, io soffro di mal di testa. Mi va, mi dai una volta. Oh, le fa 32 a lui, oh. Qua l'ha preso, sto aspettando. Sono arrivato. In ritardo, ma sono arrivato. Poi. No, non più, non va. Reale. Prossimamente la vinceremo. Due trasferte e due vittorie facciamo. Niente per te, ma mica. Come al solito, da manca se to. A Virginia mancava qualcosa, no? Da lei però mancava. Quante basinato ci sono? Napoli. A Napoli c'è la Nato a Bagnoli, poi ci sono le basi di supporto, ci sta Agnano, ci sta Capo di Chile, ma stanno aprendo una grossa base a Gricignano nell'entroterra casertana. Allora noi giriamo sempre, poi ci sta qualche piccola cosa a Gaeta, ci sono piccole anche nel porto a Napoli, sai, un po' dappertutto. Costa Blu Bar, si chiama questo. Costa Blu Bar. Quanti americani ci stanno qua? Sembra un 300-350 famiglie. Guarda, la sua esagerata, penso, da sta lambola per la carambola. Dopo con la villa.
Ci dai visto anche la bag di americano, giusto quel poco, da CIT, perché se era un poco, belle e buone arrivavano i squadri di polizia americana che ci bloccavano. Quando Clinton è stato in visita qua a Napoli, avevano stato qua, grande hotel Pinetamani. Questo era un posto di vacanza, no? Questo è un posto di vacanza, diciamo. È un villaggio, quindi la maggior parte delle case qua sono sfruttate nel periodo estivo. Però, come vedete, è molto degradante la zona. Cenca si sposa anche contro figura, va bene lo stesso. Ma ora sono le 10.20, 10.25. Alle 11 dovrebbe stare in chiesa questa cristiana. Dicono che una a Napoli cresce prima. Tu che dici? Ma cresce prima perché fa più esperienze. Cioè si brucia, cioè brucia l'età. Un ragazzo a 20 anni già mediamente ha fatto sesso. Ha usato droghe. Magari ha avuto anche dei primi problemi con la giustizia, sempre si è avuto a contatto delle persone, ha già una sua idea, ecco, quelle a 20 anni uno già ha quella sua idea che magari può essere o sbagliata per tante altre persone, però può essere giusta per lui, quindi indubbiamente è un'idea. Invece diverso dagli altri posti dove si sta più tranquilli, più calma, tutto è più giulivo. Qua no. E secondo te poi a 40 anni che succede? A 40 anni? A 40 anni io spero di avere ricordi e non rimpianti. Cioè di non dover rimpiangere ciò che non ho fatto, ma di ricordarmelo. Perché tante altre persone che non fanno la vita che facciamo noi se le rimpiangono delle cose. Noi invece ce le ricordiamo, questa è la differenza. Quindi tu non la cambieresti Napoli? Cioè non cambieresti Napoli con un altro posto? Con un altro posto? No, cercherei di rimanere qua e cambiare Napoli per migliorarla più che altro. E ce la fai? Da solo no. Ma nemmeno in tanti. Perché è il napoletano in se stesso che è sbagliato. Cioè come mentalità di situazione, perché prevale sempre la legge, quella del più forte, e tante altre cose, subentrano poi tante altre cose che sono dei nei, purtroppo Napoli è piena di nei. Uno a caso è la situazione della criminalità, è tutta, ma non criminalità nel senso, perché la criminalità esiste in tutto, di sistema di criminalità, quindi di impero, perché quello di qua è un impero. È un brutto impero, però è un impero. Andiamo verso San Giovanni. Famoso San Giovanni a Teducci. Bravo, sì, famoso San Giovanni a Teducci per gli omicidi e tutto il resto. Ieri parlando con una signora in banca, tu sapevi che a San Giovanni, barra, esiste una squadra di Serie A di pallavolo. L'anno scorso hanno vinto, diciamo, la Coppa UEFA della pallavolo. Diceva la signora ieri in banca, barra, parlano solamente di guai, parlano solamente... Ed aveva ragione. Cioè che c'è un centro sportivo che è il più grande per tutto il sud Italia, tutto il meridione, a Barra. Poi mi descrisse due o tre palazzi famosissimi, antichi, queste cose qui. Rimasi un po', lei ci teneva tanto a questo, disse non siamo solamente quelli che ammazziamo, facciamo, diciamo, a Barra, San Giovanni, Ponticelli, ci sono anche tante altre cose belle. No, io non sto, neanche io.
Funziona che siamo troppo fuori. Che devo fare? Non ci fa ordine? No, mi serve un libretto per fare l'ordine. Non si può fare. Perché voi volete tutti, hai? Qua merce, non puoi fare l'assegna e volete fare come dicite voi. Allora se poi tengo scritto gioco quando è pronto, voi mi dici, tu a merce, però non puoi fare l'assegna. Cioè, giusto? Perché non posso fare l'assegna? E non può fare l'assegna, ma era una cosa a mano che ci ha già portato a chi si cambia. Mi dice che no, che lei è un'amica una mia, ma andate già a merce. Ma se tu tutte le settimane, Alessandro ci uscendo in minorità, vieni qui là e se ne pigli uscendo, vieni qui là e se ne pigli uscendo, o padrone di casa, a macchina, o padrone di casa a casa, a luce, o gas, Antonio si è sposato, ha cambiato la vecchia lo regalo, che stai roba. Ragazzi mie, voi non ce la potrete mai. Ma che supermercati giurano? Ma questo deve essere a Ipercoppa, veniva pure quello, sì. Enzo, se non fai così, non vai avanti. Anzi, ha cercato di aiutarli praticamente. È una vita che li aiuto, Enzo, è una vita. Perché un altro lì che avrebbe fatto, cioè. Nato là, se no ma... E buonanotte, posso venire l'azienda. Mi devi dare i soldi? Posso venire all'azienda, no, brava gente, gente che comunque ha sempre pavato, ci fatica 5 anni insieme. Hanno fatto guadagnare i soldi quando stavano... È il commercio che è cambiato. Cambiando il commercio lo sono andato a problemi. Tutte queste cose, la gente non scende da casa, i morti, i feriti che fanno per andare a queste zone in merda. E quindi la domanda è delle conseguenze che tiene i problemi. La gente non scende, ha paura, teme la propria incolumità. Ecco, io sono nato proprio qui, alla Spacca Napoli. Qui è dove sono nato e in parte sono anche cresciuto. Perché si chiama la Spacca Napoli? Perché divide Napoli in due parti. Parte dal corso Vittorio Emanuele, quasi dal Vomero, arriva stazione centrale, centro direzionale. È una via dritta, Spacca Napoli in due parti. Io mi sento ancora uno squignino, nonostante abbia 31 anni. Lo squignizzo è il giovane, il ragazzino che da bambino gli insegnano dei valori, dei principi, da non confondere allo squignizzo che prende altre strade con microdelinquenza e roba varia. Lo squignizzo è il ragazzino che diventa uomo molto presto. Io sono cresciuto prima, sono cresciuto per strada. Io, come si dice a Napoli, vengo dal tombino, cioè... Poi mi sono fatto una mia cultura personale, anche allo stesso tempo studiando, però rimango sempre uno squignizzo, cioè allo stesso tempo studiando, però rimango sempre uno squignizzo, cioè non rinnego le mie radici da squignizzo. Io sono uno squignizzo dei quartieri spagnoli di Via Pasquale Scura, cioè della Spacca Napoli. Prima mi piglio per tra me una bigliettina e vado a consumare. Oggi Sant'Edoardo, tutti gli amici possono staccare un biglietto e consumare al bar Luciano. Sì, uno che può, per esempio, stacco un biglietto. Amici pure le bottiglie. Pigliamoci una cosa qualunque. Tanto può fare contento, si può offendere, ci vedo che poi non ci pigliamo niente e si può fare. Thank you.
stanno venendo qua, vedi? Questo è il figlio. No, io no, io ho pagato. Questo è il figlio. Che hanno fatto? Che cosa? No, niente, invece consigliere il biglietto, che è una biglietta? Scusa, il biglietto? C'è una Maria? Sì, ma qua si c'è Edoardo. Ma forse il salone del biglietto. Ma Edoardo la pizzeria? No, no, avete messo il biglietto fuori, Gianni. C'è un tanto cartello su dietro. Gli amici di Edoardo possono staccare e andare al Barluciano. Ma scherzo, ma che razza di gente sono? Poi c'è il biglietto su Edoardo. Non lo so, forse è uno scherzo che hanno fatto. Andate a prendere per festa, Edoardo, eh? Tu ne vieni per festa la gente. Che è successo? Io caffè, posso pagare. Ma che è successo? Non è che voglio caffè a te. Ma che è successo? Che è successo? Anche in un bar dici, ma quando mai? Tu ne vieni per festa la gente. Io? Hanno fatto uno scherzo. Hanno fatto uno scherzo? E beh, l'hanno fatto io scherzo. Chi l'ha fatto questo scherzo? Quel signore l'ha fatto. Va bene, però non sta bene. Tu vai per dire in un bar e fai una brutta figura, capito? Se fa mai fatta solo Guglielmo. Qua dovrebbe fare il sindaco Bassolino, vedi? Invece guarda, si butta giù palazzine, perché qui si vende droga, si vende tutto. Adesso da qua le ha spostate e le ha messe un po' più avanti, ma non è cambiato niente. Quello che era a così ancora. Queste sono le vele, no? Queste sono le vele della 167, si buttate chiamano, giù. Perché si chiamano? Le vele perché questa è una struttura che fecero. Era un'innovazione tecnica, sto fatto a scalare, però è risultato solamente un buon nascondiglio per gli spacciatori, delinquenti e tutto il resto appresso. Sono deciso di buttarle giù perché, da come vedi, l'hanno degradata in un modo esagerato. Se ti porto giù, stanno animali di tutte le specie. Qua il problema sono i giovani che non riescono a trovare una collocazione, quindi comunque alla fine vanno a finire sempre a fare qualche lavoro un po' più particolare, lavoro poi, chiamiamolo lavoro. Chi si arrangia a vendere sigarette, chi si arrangia a vendere qualche cosa di provenienza illecita, insomma ci sono varie collocazioni, ripeto, soprattutto per i giovani, non tanto per le persone un po' più adulte, perché comunque c'è tanta brava gente qui che lavora, la mattina si sveglia presto e va a lavorare. Prima lo facevamo ai Ponti Rossi, poi lì lo spazio non c'è più bastato perché gli striscioni continuavano a essere sempre più grandi. Allora ripiegalo, ristendilo. Vedi che qui ci sta una parete che è grandissima, è lunghissima. Le scritte li fanno anche i bambini, che a volte gli rimaniamo le bombolette, cioè no che gli rimaniamo. Se ne vengono a prendere mentre facciamo altre cose e poi loro scrivono. Però si provano i caratteri, la faccio così la S, la faccio così la M. E qua perdiamo le nostre giornate, qua si perdono i migliori sabato e i migliori domeniche, anche in estate, quando gli altri vanno a mare. Tanti ricordi belli, tutti belli, anzi. Anche quando litighi con qualche amico, pure quello è bello, non mi ricordo. Quante litigate ci sono? Forse era meglio litigare che non avere più adesso. Che cosa? Gli amici, una parola bella, dicono che non esiste. A Napoli si dice i cumbagni o fuga a mondagne. E invece non è vero, io ci credo ancora in questo sentimento, che sono belle cose. Io ho portato un ricordo amaro. Vieni. Tu sicuramente sei uno di quelli che sta fotografia, che sta partita te la ricorderai. Lo possiamo anche spegnere allora. Amaro sì. Questo è Parma Napoli. Qua siamo andati ufficialmente in Serie B.
Cioè Napoli non è una squadra, una città di Napoli non se la può permettere la Serie B, sicuramente Enzo non se la può permettere. Ma proprio perché siamo belli dentro. Abbiamo bisogno di quei campi, il comunale, l'olimpico, il San Siro, il Meazzo, come cazzo lo vuoi chiamare. Abbiamo bisogno della trasferta di 900 km, la gente che ci aspetta, ci vuole mangiare. E tu li fai incazzare ancora di più. E come fa? Li fa incazzare ancora di più, perché ci vai e ne siamo anche tanti. Siamo 4-5 mila. Perdono. Andiamo a bloccare il telefono. L'entrata principale. Scusate. Mi ha costato un po' di caffè. Come a roba? Lei pensa che a 35 anni si esce pazzo a cadere? Ma proprio pazzo si esce. Cioè questi rumori, no? Secondo me se li sognano di notte. O ci hanno fatto veramente l'abitudine. E comunque in un lavoro come questo, no? In una città del nord, dico che già lavorano con cuffie, con, capì, attrezzature antinfortunistiche, invece qua lavorano proprio come niente fuori. Cioè come se stessero in una salumeria. Mo sto palle strette, mo c'ho delle spese, scusa, tipo c'ho da fare il tagliando della macchina che ha aspettato fin troppo, già sono passati 3.000 km oltre e devo farlo. Devo acquistare qualcosa, ho voglia di fare un regalo alla mia ragazza, che mi piace tanto fare regali, anche se non è niente in particolare, non è una ricorrenza, però ho voglia di fargli un regalo. Voglia di acquistare magari una giacca, un qualcosa per rendere quel mio guardaroba rinnovato, anche se è un capo, però per aprirlo e per non vedere sempre le solite cose. Che comunque ci tengo allo stile, cioè, io sono un fissato sullo stile. Per esempio quest'anno mi sono ingrippato solo Adidas, l'anno scorso solo Puma, perché sognavo il dio del pallone, che era Maradona, che c'aveva soltanto la Puma. Cioè vedere Maradona in quelle condizioni, poi non avendo quella capigliatura, io sono legato a Maradona con dei riccioli belli, con bei riccioli, vederlo così, con dei capelli corti, con una pancia dal tipo che si sposa dopo 2 mesi, di fatta panza la famiglia. Cioè non è che mi ha deluso, che comunque ognuno è libero, io non posso giudicare chi ha dato troppo a noi e chi non ci... Ma mi ha deluso vederlo circondato da persone che non eguagliavano il suo valore di persona che è stata importante per noi. Cioè per noi ancora oggi si parla di lui come chi... Come non si è mai parlato, ma anche Masaniello. A Napoli si parla più di Maradona che di Masaniello. Cioè Masaniello è stato un rivoluzionario, traditore di patria, però è stato rivoluzionario. Cioè è stato colui che ha fatto la rivoluzione contro l'aristocrazia, che poi ha tradito il popolo, che l'aristocrazia gli ha messo il pane in bocca e poi l'ha dato in pasto al popolo e poi è stato impiccato. Cioè uno così è famoso, però Maradona è stato uno che ancora oggi se ne parla di lui. Cioè chi come me piccolo non teneva la maglietta numero 10 di Maradona?
A me ne piace uguale. Ma andiamo a giocare la tris. No, ma un ragazzino che gioca. Un ragazzino che gioca? Che passa le giornate intere. Può essere sbagliato per un fatto educativo, però comunque io penso che sarà meglio di stare tante ore a giocare che invece di stare tante ore buttato per la strada. Che ne pensi? A livello educativo è normale che potrebbe sfruttare quelle ore perse con i videogiochi in meglio, ma se poi comunque che la realtà di oggi a Napoli oggi i bambini devono stare buttati in mezzo alla strada, tanto vale che stanno davanti a un computer, davanti a un videogioco per ore, comunque stanno più tranquilli. In una zona così quanta gente lavora, tra virgolette, con la criminalità? Ma se noi nella metropoli ci abbiamo problemi di lavoro, figurati nella periferia, si muove, scutatelo qua da terra. La gente si arrancia come può. Su 10 quanti? Che lavorano, ma penso un paio. Gli altri 8? Prima che hai fatto mi hai mandato quel bacetto? Sì. Ok, adesso quando te lo chiedo? Semplicemente, mi fai proprio? E abbiamo finito proprio. Però quando fai così, vorrei che guardassi proprio dentro al buco della telecamera. Oggi faccio questo e ho finito. Ripeto, sapevo di venire a te. Vai, cominciami a fare quel gesto e continua, continua sempre però, continua. Continua, 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 continua. Sei bellissimo. È andato, grazie. Guardami, guardami. Girati verso di me, girati. Fammi quel segno, ok? Bravissima, bravissima. Adesso già si può fare, già le faccio subito. Ma non sono proprio per il matrimonio. Non è che sia una delle cose che... Pensa a questo. Pensa a questo stasera. Stai calmo. Allora, prima devo fare? Quasi tutti i giorni. Sì. Io penso di più. Guardi, sorriso. Sì, perché poi al finale è tutta una messa in scena. Più la convivenza forse. Sì, perché poi sposarsi in fin dei conti, che cosa significa? Di costringere una persona, tu non puoi costringere nessuno a stare con te a vita. Possiamo? Almeno a me mi serve solo. Ma fate che la guarda. Un bacio con la mano, la già avrei, no, per la mente. Io farei senza bouquet addirittura. Devo fare senza bouquet perché con mamma mi interessa vedere proprio la carta. Allora, tu per favore se mi inizi con la mano sul nasino. Ma sì, guardate la vostra piena in alto perché sennò mi prendo bene con la faccia. Guardate a me, non a me. Vai, fai tutti sul nasino, continua. Continua a servire, ancora devo iniziare, ancora, 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 ancora. Esatto, io dai questo bacio a mamma. Faccia e faccia, sì, guardate sì, a me. Guardate qua, guardate qua, guardate qua. Tu. Guardate a me. Grazie. Questi soldi sono tutti i soldi sprecati. E perché? È più così. E prima domani può essere pure che dopo domani questi così vedessi se si divorzia. Non è. Allora dici tu che hanno fatto a fare tutta. Perché vedi, io tengo la rappresentazione che Marco sta con una persona, cioè non è sposato, però c'ha un figlio. Quindi quale cosa più. Cioè come legame. Oltre al vincolo che tu dici il sì in chiesa. È un vincolo per figlio, almeno è un vincolo. Molto più che massiccio. E niente, poi vedi, suona, quindi c'è festa, ballano, mangiano e si divertono. Contenti loro, contenti. Ok, vai piano che dobbiamo arrivare prima noi. Va bene, sì. Voilà. Se ne va a mettere caro. Andava avanti, 2005, 2 kg abbondanti, 2 kg e mezzo. Andava a sapere che hai fatto tuo figlio, mancate un po'. È importante.
Poi è nato un figlio, mio figlio è nato Santo Edoardo. Ah, allora abbiamo fatto questa festa qua. Bella, allora non si mangi perché la signora stava all'ospedale, vicino a Nure, mia moglie. Ah, voi sta vicino a vostra Nure. Non si mangia, vabbè, si mangia domenica. Si fa la festa. Ma è diventato papà. Mai sono contenta, stanno anche i ragazzi della famiglia, troppo bella, bella storia. Auguri, auguri a noi. Ma ci chiamate prima, hai visto? Ma l'hai chiamata prima? Prima ho detto che qua quando hanno bisogno, sai, di una mano, così vi chiamano, fanno chiamare. Questo è un lavoro per un segantino, da ragioniere a segantino. Sono polivalente. Che santa fava a cavallo. Fa strada è diverso, no, ma ci fa strada, gli arriva una certa che andrà in supporto, c'è nessuno. Ci voglio mettere la questa, perché altrimenti non c'ho spazio io, ecco, ma che si fa male, non si usa. Gente che ci stiamo dentro, sono invitati l'altra sposa. Ah, ecco. Ma ci stiamo accorti, facciamo anche quell'altra matrimonio. Ne è andata terremoto, Buonasera, buonasera, ci vediamo domani. Ecco Napoli. Ecco Naples. Te andresti da qua se c'è la possibilità? Ma io purtroppo sono attaccato alla città di Napoli. Però comunque già cambiando, spostando di più verso il nord, già comunque cambia il tipo di mentalità, cambia il modo di vivere, c'è più possibilità di vivere. Però fino a che riesco a stare qua. Tuo lo mandi allo stadio, Alessandro? No, Enzo, no.
Io spero che mio figlio diventi uno sportivo, che non perda tanti bei sabati e tante belle domeniche. Sono esperienze bellissime, ho conosciuto gli amici che non dimenticherò mai più nella mia vita, le persone a cui sono più legato, le persone che ho diviso anche un morso di pane, un pezzo di pane, abbiamo diviso 10 persone, un morso ciascuno, per adesso non esistono più quelle cose. Non esiste più il treno speciale, non esiste più il vagone, non esiste più portare la colazione tu, la colazione no. Si è perso tutto questo. Allora io ho paura che mio figlio domani possa solamente trovare dei problemi, dei guai sulla strada, perché oggi le forze dell'ordine, i mass media ti disegnano come un mostro, ti disegnano come una persona che non ha sentimenti, non ha niente. Invece non è vero, lo stiamo guardando, l'hai visto tu con gli amici miei. Siamo persone normali, che abbiamo come tante altre persone, chi ha la passione del tennis, chi la pallacanestro, chi si va a guardare, non lo so, adesso ci stanno chi ha il hobby del PlayStation, chi ha il hobby dei francobolli. E io ho avuto questo mio hobby, quello di essere innamorato della squadra e della mia città e di dedicargli tutto il tempo possibile. E vorrei tanto che mio figlio non lo rivedesse. Somiglia, Niente piccolo, mamma mia. È la prima volta che tocco un bambino così piccolo. Guarda, tra i visti non so, c'è... Parte 1, live. 10, 11 ore sempre, 12 ore. Adesso ho calcolato 12 ore, dopo ci mettiamo in ciambere e se è buon per noi, però ho calcolato sempre 12 ore. Allora, Cagliere. O Giotto. Cagliere. 2 Luca e 1 Fago. Su 3 e 1 Aguario. Io ando in avanti. Vabbè, poi rimo, quando vai per farci sapere? Che bici? No, e quando vai? Su 6 biglietti. 6 biglietti. O mio, ma metti i soldi su 6. Ma come andiamo? Ho già tagliato casa. Ma con un pomino, ma che immagine, non ne sai. 3 anni, è tuo andare. Tu, non devi andare ragazzo, vai comodo, assietto come vuoi tu. Stai senza, comodo. Senza... Tu te ne fotti? Senza fanestia. Ui, capiaro è, Treviso. No, stava venendo lui qua, ma che sta c'è una neva? Hai visto? No, che hai scritto? Hai, ti piglio faccio un blu. Clandestino. Punto blu. Hai 3 anni, il tuo cascione, tu andare con più malarà. Che Treviso è, fosse Roma, fosse buono, come pensavo. Thank you.
ci faccio uno. Dieci. Ma c'è stato che dura ad uno in America? All'idenza. 10.000 all'ora, l'antirazzismo. Ah, sì, sì. E KKK. No, sono spaccimbo da gente. Ma sono buffati in mazzata. Ah, sì? Tipo questo clan. Comunque dice che si erano schierati contro il sindaco di New York, pure la comunità nera. E perché? Chi la vuole fare la manifestazione? Perché non ci ha voluto fare? Sì, ma hai detto come ne la facciamo noi, la fanno gli spagnoli, perché non l'hanno fatto loro? Ha detto perché è una manifestazione in maschera, cioè sono mascherati, ha detto la volete fare, fa senza preservativa di tangano. Avevano il volto scoperto. Col volto scoperto? Con le cuffie. E che è ammazzato col tuo che nero? Che... la polizia? No, no, com'è? Che fasce, innanzi. No, loro con chi? Contro? Ammazzato con chi sono successo? Comunque la moglie di Nicole Kidman dice a Tom Cruise dopo una mattinata di scopata, cioè dopo una nottata di scopata e una canna d'erba, la moglie si confessa con Tom Cruise e gli dice, gli racconta che lei un giorno che loro stavano in un posto si era innamorata di un, cioè si era, aveva avuto un colpo di fulmine con un marinaio, hai capito? Cioè me, e lei con il pensiero se l'era fatto marinaro. E lei la sera dopo, cioè la stessa quella sera, aveva fatto pure sesso con Tom Cruise, che era il marito. Allora Tom Cruise per le buone se ne è scese di casa, no? Se ne è girando con New York. No, e si trovava. Che, un pensiero sui quali era anche la scena che la moglie era, cioè pensa Nicole Kidman un po' pulito con una connellina, un marinaro, studio marinaro, sai che mattina mano e mise in coscia, cinocchiato dal letto e lei stesa sul letto, che coscia aperta piegata, cioè scene proprio di sesso. Cano marito, pensi che se una moglie si fuggi. Partettimo da Napoli che ci facciamo da un must e quattro mattina. E guardi, ascolta 35-40 minuti. Arriva in Iguardi, si è cominciato a sattigiare a Napoli fino a Bergamo. A Bergamo arriviamo sotto i campi di Bergamo, che stavano caricando il bastardo, lasciai lo sterzo e se ne scendette. Secondo l'autista si è tagliato un mano in mano. Un ritorno l'uomo, si pensava che aveva venuto da scorta fino a Napoli. Casello di Bergamo. A scorta ci sorpassa, pipì, ci sanno tessi niente. E fa pipì, senti, bu-bu-bu-bu. È finita. Qua, 5 rite in capo all'altro. Audi, è finita. Io portavo un mano, no? Ma io un cenno facendo un giallo baccarone a così forte che le caccia il lacrime. E morisci che sia. Ma che lì all'annata, no? L'autista è una moto, no? Io finisce il tuo agio, io mi risongo una moto. No, ho fatto che lì all'annata facciamo l'autista che è una moto. Andate a scunnaccia, ci ha buffato pure queste parole a noi, no? Ritorno e gli sono pure nudo. Anche pure secondo l'autista. Una chiama che fa. Quale fu che la trasfetti? Che poche coffizze, che poche coffizze. Palline cioccolate. O dopo si è rubato mezzo un motello, così, palline cioccolate. O sicciolini, o dopo a casa state, o sicciolini cioccolate. Che brutta gente che siete. E se Giancarlo scartava i cioccolati lui, ci zaccava una rete a capacchini. Che brutta gente che siete. Ah, però da prima ancora, in questa festa, Tom Cruise, questo politico, lo chiama perché in camera su lui stava scopando con una puttana. Questa puttana gli ettino overdose eroina e cocaina, siete pippati, gli ettino overdose, Tom Cruise sta arrepigliato, io faccio il arrepigliato e lui lo ringraziò. Poi sta puttana che Tom Cruise era salvata la vita, mascherata, perché là tutti in maschera, uscamai e supigliai, a mezza storia di Satana, supigliai e supportai, e gli diceva, sempre voce inquietante, sempre sta musica sotto, sta scendendo in cappuccia tra semi di sale, chiamavano coppie. Dunque, sai, di fatti che si cava studi il film solo che maschere e chiamavano bum bum pecorino 69 e attorno guardavano, fumavano, ma sembra che la mamma ha detto un quarto d'ora che la scena mi angoscia.
ma roba, quante fornisce c'è questa scena? Che paura che sto con te? Mamma mia, che angoscia. Ma una decina che resta, Augusto. Non è più luce. Cosa luce? Con che sei il tempo? Fiuggi tempo. A settembre, magari fanno proprio l'acqua, come si chiama? Fiuggi. Aspetta, no, come si chiama? San Gemini. Da Bologna 120 km 130, 140 km servato a Treviso. Alessandro, ti sto dicendo, è prima di Udine. Ma allora siamo con Coppa Venezia. La Coppa Venezia. Sì, sì. Hai fatto vino, Giotto? Giotto, hai fatto vino? Hai fatto vino? Ho preso 41 mesi come... Ma che si dice? Ma quando è stato? 6.000 più 6. Ma quando è stato? Non puoi vendere. Mi dico quando è stato? Ma poi quindi... Sta parte là. A posto. Ma 50 km da Trenza, 4 di corso. Una nebbia e merda. Ma sti munnezze e loda hanno detto che erano 11 ore, chi le ha... Che le accende 20 km da Bologna, sti munnezze e loda. Maccia miseria. Che sono che 9. Ma ci siamo a casa, gli rompi. Arriviamo. Amici, c'è tutto il sole. Ma quando tutto il sole già mi arriva, andiamo a pagare il contrastore, capiamo che mangiano prima piatto. Ma... ma guarda proprio come non hanno fatto arrivare a fare così a presto. Ma la vedi, è già di Acurruto fino a qua. Che ne sappi? Occio, guarda lì. Quale ci ho potuto mangiare? Come fa? Video no. Sì, mamma mia, che qui qua c'hanno le corna. Ma che resta? Ah, un posto, beh. E così. Di dove sei? Where are you from? Yugoslavia, Yugoslavia. Ah, Yugoslavia. Bosnia. Bosnia. Bosnia, Herzegovina. Ma che fai l'autista? Autista, trasporto. Napoletano. Che canale? Che canale? Monte Carlo. No, non si vede qua, si vede in Italia. Qua non siamo in Italia. Francia. No, no, Italia, Italia. Sud Italia. Sud Italia. Ci ripari ma qua fuori il fratello cazzo. Vi conviene girare a destra, subito quando fate la rotonda, la prima che trovate a destra, andate sempre diritti, quando trovate diritti si va a Silea, voi girate a destra verso l'autostrada, proprio quando siete in cima al cavalcavia, girate a destra, fate la rotonda, la prima a destra ancora è l'ingresso dell'autostrada. La ringrazio. Nord, grazie, molto gentile. No, è sud per andare a nord, capito? Oggi ma fa freddo proprio. Ma devo buttare di sciarfuno, eh? Mamma. Oio, voglio qua di autostrada, giusto? Cioè, voglio capire. Arai, la detta la prima. Come? La prima, appena girato. Però voglio. Per andare allo stadio. Bello. Grazie. Grazie.
stanno vedi il film da lungo. Dove lo comandano il film? Chi l'ha hitto? Boh, l'ha hitto pure un bandito. Ma comandano il film, raccà. Sotto. Si fanno sempre il film. Chiamano, raccà. Hai visto la gente? Forza. Stiamo sbagliando la data. Ma mamma mia. Ma ti sbagliano la data? Cassiamo su una data, porco zio, perché? 3 ore, c'è 5 spiega, c'è 5 spiega. Poi stiamo tornando alla rete una data, 3 dis, aeroporti. Scusi, chiedo scusi. Scusa. Per andare allo stadio. Non lo fanno solo di qua. Visto. Io a volo a volo. Mi dici per andare allo stadio? Per favore, per lo stadio. Dritto. Sì. Fai il cavalcavia? Sì. A sinistra, comunque vai sempre dritto. Okay. È lontanuccio da qui? Sarà 2 chilometri. Molto gentile, devi grazie. Fare 2 semafori. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. C'è il cavalcavia, cacciano il vizietto e lanciano i sassi. Kite Massimo. Ma bacio cavalcavia. A sinistra. Ma bacio. Se bacio cavalcavia. Ma bacio no, che la faccio? Mamma mia, voglio, ma non capite un cazzo quando chiedi l'informazione. Giù alla cavalcavia, sì. Ma non stiamo scendendo, cavalcavia. Ma dove parlate di voi, non capite un cazzo. Ma tu non riesci a passare di metti? Eh no, perché senta di voi che ho parlato e chi lo capisce? Ma benzina, E che ne sai, c'è vista altra indicazione? Ma adesso voglio. Scusami, scusa, per lo stadio, per favore. Settore stampa. Ma porco zio. Io dico porco zio perché sono qua e sta. Siamo africani. Hai capito? C'è ancora stiamo sbagliando io tre. La tua strada ce l'hanno sbagliato. No, ma che mai che ne scino? C'è un zamanuto. Mettere i bandiere, ragazzi, stai andando, devo me l'alzare. Come on.
da Spinese, il 41esimo del finale da Treviso. Treviso batte Napoli 5-1. Ha ridato coraggio ed ora sta spendendo le ultime energie nel tentativo di sbloccare il risultato. Siamo sentiti in finale per radio. Vediamo come vederci la partita e ce ne torniamo prima. Penso che incosciente che siamo. L'attaccante Marchis, poi ancora per Marocchi, mette il pallone in palo laterale da parte di Olisee, mentre c'è un giocatore barese che sta... Abbiamo fatto una fine di merda. Che peggio, peggio un po' devi. Hai capito, già sul giornale si parlava troppo di sto fatto zona promozione, Napoli rilanciato per la Serie A dopo due anni, sì. Cioè mi piace 5 palloni, ma quella zona promozione che piace 5 palloni in danno cambi Serie C.